Siamo all'interno del nostro Museo Diocesano, il più grande del Meridione dopo quello di Napoli. Bitonto davvero custodisce dei tesori inestimabili e oggi siamo in compagnia di Don Peppino Ricchiuto, direttore del museo, che ci farà fare un viaggio attraverso alcune delle opere custodite qui proprio per parlare della Settimana Santa. L'arte sacra, che comprende pittura, scultura e anche arti minori di oreficeria e di abbigliamento tessile per la liturgia, sono degli strumenti che la Chiesa ha usato per fare memoria della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Non soltanto per presentare attraverso le immagini questo dramma, ecco, della salvezza, ma anche per vivere questo mistero nella liturgia, attraverso anche l'arredamento fatto di metalli preziosi e anche il tessile prezioso ricamato. Cominciamo dal giovedì, quindi con questo prezioso calice alle nostre spalle. Ci troviamo, ecco, di fronte a un calice. Il calice ci ricorda la cena di Gesù. Il calice è segno di alleanza, l'alleanza, ecco, sancita soprattutto da Gesù. Il calice ci ricorda la cena pasquale di Gesù. Questo calice per questo era usato il Giovedì Santo e fu donato proprio dalla famiglia Acquaviva Orsini al capitolo cattedrale e veniva usato fino a non molto tempo fa il Giovedì Santo. Il calice della famiglia del Balzo Orsini, Acquaviva d'Aragona, è un'opera realizzata verso la fine del XV secolo. Dono alla diocesi bitontina, probabilmente frutto dell'oreficeria o abruzzese o tarantina. La particolarità di questo calice è la presenza di una serie di incisioni con smalti policromi, smalti che nel corso del tempo purtroppo sono andati perduti, ma è ancora possibile ammirare, apprezzare e riconoscere il soggetto delle varie incisioni. Ad esempio nella parte bassa, nella base del calice stesso, possiamo riconoscere la presenza, individuare la presenza di due stemmi, uno della famiglia del Balzo Orsini e l'altro della famiglia Acquaviva d'Aragona, mentre nella terza incisione individuiamo la presenza della Madonna con Bambino. Risalendo lungo il fusto, il nodo centrale presenta l'effigie dei quattro evangelisti, simboli dei quattro evangelisti, e in più meravigliose le due immagini che riproducono il Christus Patiens e il Cristo deposto dalla croce. Arriviamo così al Venerdì Santo e a quest'opera meravigliosa. Deposizione di Leonardo Corona. La deposizione è un momento importante nella passione di Gesù, perché collega la crocifissione con il sepolcro. Beh, in questa immagine c'è il presentimento della risurrezione, perché Gesù viene deposto con molta delicatezza dalla croce per essere deposto nel sepolcro, che sarà vuoto, perché Gesù risorgerà, è accompagnato soprattutto da una grande luce che si riflette nel corpo di Gesù e anche in Maria Maddalena e nella madre sua, accanto anche ad altre persone buone che accompagnano questo gesto di pietà. L'artista Leonardo Corona, di origini venete, risulta attivo qui in Italia meridionale nella seconda metà del XVI secolo, tra l'altro come riporta anche la data in basso a sinistra della tela, 1588, commissionata dai frati francescani conventuali che l'hanno posizionata originariamente nella sacrestia della chiesa. È intrisa di
cultura veneta è intrisa delle informazioni dell'arte veneta. Quest'arte veneta che domina la tela sia per il concitato movimento dei vari personaggi, per la presenza della luce, una luce non invadente, non diretta sul corpo deposto del Cristo, bensì una luce che invade tutta la raffigurazione, che crea guizzi di colore, che mette in risalto le fogge degli abiti tipici di questa regione. Il corpo del Cristo, sebbene i personaggi intorno presentino una sorta di vivacità sia nel movimento che nei colori dei tessuti, il corpo del Cristo risulta essere emaciato, privo di vita, ed è quello che lo spettatore, che si sente partecipe della rappresentazione stessa, individua e riconosce l'attenzione dello spettatore e immediatamente attratta proprio dalla deposizione di Cristo nostro Signore. Concludiamo il nostro viaggio con la liturgia della Domenica di Resurrezione. L'arredamento liturgico che qui noi vediamo consiste in una pianeta usata per la celebrazione dell'Eucaristia. È il sacramento per eccellenza per ricordare la morte e la risurrezione di Gesù. Questo manufatto bellissimo esprime la glorificazione di Gesù avvenuta con la risurrezione. È Gesù che ha la croce come segno di vittoria, però è circondato da angeli che adorano la divinità di Gesù. Lo splendore dei tessuti rende proprio visibilmente la fede in Gesù che è risorto. La pianeta in seta custodisce nella parte retrostante un meraviglioso ricamo realizzato con filo di seta policromo. Sicuramente manifattura romana, la pianeta fu commissionata dalla famiglia Donaddio in occasione dell'ordinazione presbiterale del sacerdote Vincenzo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Il nostro viaggio si conclude qui, ringraziamo ancora Don Peppino per il viaggio che ci ha fatto fare all'interno del Museo Diocesano e sicuramente avrà per noi un messaggio pasquale. Stiamo vivendo il dramma della Passione oggi e con tutte le informazioni e anche con tutte le conseguenze anche per noi della guerra. La guerra che è segno sempre di violenza, dramma di dolore. Quel dramma di dolore vissuto da Gesù, però ecco, tutto nella vita di Gesù si conclude con la vita, con la risurrezione, che deve sempre prevalere, perché il Dio in cui noi crediamo non è il Dio della morte, ma il Dio della vita. Auguri di buona Pasqua.